parte col destro. Che gol! Siamo qui nel fine di primo tempo tra Pugnette e Pescara, il risultato di 1-1, siamo qui con cognome? Trudi. Trudi, primo tempo sul risultato di 1-1, la partita è abbastanza equilibrata e bella, cosa mi dici? È una partita difficile, gli avversari stanno giocando molto bene, quindi sarà difficile vincere. Cosa c'è da migliorare per il secondo tempo? La difesa, perché stiamo sbagliando troppo in difesa, troppi dribbling. Vabbè, si imbocca per il secondo tempo. Ora andiamo a parlare con i giocatori. 7, Savaris. Il primo tempo che vedete sul risultato di 1-1 eravate passati in vantaggio, poi una disattenzione difensiva, è arrivato il gol dell'1-1, cosa mi dici? Dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più cattivi nei contrasti e dobbiamo far girare meglio la palla perché stiamo giocando veramente male. Senti, secondo te per il... che loro stanno giocando, stanno facendo la loro partita. Senti, per il secondo tempo, secondo te quale sarebbe il punto di forza per cercare di portare avanti il match e vincerlo? Ci vogliono idee e bisogna concretizzarle in mezzo al campo, se no non si va da nessuna parte. Vabbè, si imboccano per il secondo tempo, ora possiamo dare iniziare la seconda parte del gioco. Siamo qui tra i migliori, con i migliori in campo del Pescara e Prugnette, conclusosi con un pareggio per 2-2. Iniziamo prima il MVP a Ruyu. Iniziamo prima con le Prugnette, una partita combattuta sin dall'inizio, vi siete mangiati anche diversi gol, soprattutto a fine partita clamoroso, però venite da una sconfitta, questo è un punto in avanti insomma. Sì, è la nostra prima partita perché abbiamo fatto dei rinforzi, siamo arrivati io e altri due giocatori, penso abbiamo giocato abbastanza bene, a parte che abbiamo sbagliato molti gol. Quindi secondo te cosa c'è da migliorare? Molto, un altro attaccante, ci servirebbe un altro difensore. Ok, allora, ok, in bocca al lupo per il torneo. Ciao. Ho qui con Ruyu, MVP della partita, questo è un pensiero dello staff. Grazie. È un gran gol per te, grande partita. Quindi cosa c'è da migliorare? Un pareggio che poi lascia l'amaro in bocca per come hai giocato tu. Sì, potevamo fare molti più gol, non siamo riusciti a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto. È purtroppo un pareggio che ci sta stretto, anche però gli avversari sono riusciti. Anche due pali con quegli avversari. Sono stati anche loro molto sfortunati. Comunque un pareggio alla fine va bene ad entrambi. Ok, quindi per la prossima partita cosa c'è da migliorare? C'è da migliorare molto la parte difensiva, perché abbiamo preso due gol molto stupidi secondo me. Potevamo non subirli, che sono stati proprio ingenui. Tutto sommato ci siamo. Vuoi dedicare la prestazione a qualcuno? Sì, al mio amico Peppe che mi ha fornito anche il gol. Secondo il primo gol che ho fatto io, del gol del 2-1, e poi Jenny ha fatto mezzo assist e il primo gol che poi ha segnato Michele. Ok, allora. Una domanda allo studio. Sono più due punti persi o un punto conquistato? Io direi più due punti persi. Ok, questo è un messaggio che voglio lanciare a tutte le squadre, che il Pescara di quest'anno non è, diciamo, l'ultima arrivata. Giusto? Giusto, anche se comunque ogni partita ha una storia a sé, quindi ce la giocheremo. Certo, voi la settimana scorsa, prima giornata, avete battuto la New Team, che ormai è una delle squadre più ostiche del torneo, c'è molta esperienza, siete stati anche un poco avvantaggiati da, diciamo, un errore da parte di un giocatore della squadra avversaria, si è fatto espellere a pochissimi minuti. Però sono sempre tre punti conquistati, avete giocato benissimo e avete dimostrato di avere un'ottima tecnica, specialmente da parte qua del signor Inquadriamolo, che stava quasi per dormire mentre io parlavo. Vediamo un po' cosa ho detto fino a mo'. Che il Pescara non è l'ultimo arrivato. Ah vabbè, allora ok, sì ok. Valerio, senti, vuoi lanciare un messaggio al vostro, tra virgolette, capitano, quello lì, diciamo, un po' più brutto della vostra squadra, il signor Emanuele Catone? Cacatone. Allora, Cacatone. Prima di tutto si deve fare quel nome brutto Z Edoardo, che è una cosa assurda, che è inguardabile. Edoardo non è inguardabile. No, infatti. E poi seconda cosa, si deve tagliare un po' i capelli. Giusto. Senti, Napoli-Juve. Napoli. Tu sei Inter, 2-1 però, per io interista, però la Juve tu? Forza Napoli. E Catone che Juventino? Penso che ci fai la Juve, però se vince la Juve lo picchiamo. Ok, giusto, va bene, dai. Chiudiamo il collegamento. Forza Napoli! Chiudiamo il collegamento, un saluto da Boateng che osserva la mia regia. E il mitico new entry della SK, Luca Lapia. Ciao ragazzi.